Questa sera per Ora Vacuntu qui nella Sala d'Arte Le Muse iniziano le manifestazioni ufficiali per il Natale 2016 e si coniuga proprio qui attraverso l'arte nelle sue forme più interessanti il tema della letteratura, dove un giovanissimo autore che è originario di Bagnara, Carmine Laurendi, presenta la sua ultima produzione in vernacolo reggino. Ogni cosa cuso tempo, perché ogni cosa cuso tempo? Perché allora, praticamente tutto quello che facciamo oggi come oggi richiede del tempo. E allora per avere anche delle risposte per quanto riguarda chi nell'ambito lavorativo, chi negli studi, siccome questo libro tratta queste tematiche, persone che attendono delle risposte, ho voluto scrivere questo testo. All'interno delle pagine si parla di quello che è il ruolo della donna, di quello che è il ruolo della famiglia, di quelle che sono le varie fasi anche dell'evoluzione dell'uomo. Carmine Laurendi scrive di tutto, c'è anche un senso religioso nelle sue opere. Sì, hai detto bene, io scrivo tutto quello che ci circonda, sia le cose belle sia quelle brutte. Io scrivo quando ho l'ispirazione e non quando gli altri me lo impongono. Con la realizzazione del mio libro, dell'ultimo libro, sto cercando di sensibilizzare i giovani, voglio trasmettergli quella grinta per fargli capire che i sogni si possono realizzare anche qui da noi in Calabria, con tanti sacrifici e tanto sudore. Per finire un verso di Carmine Laurendi. Bagnara, tu per me rimane sempre la più bella città. Mendì e picciriu, ma u cor urassai allà. Urassai ca speranza, per me posso ritornare, ma ti embraccio terra mia che ti faciste tanto desiderare. Chista purtroppo è una triste realtà. Tante partimmo per fora, ma non potimmo più tornare. Ognuno di noi con una giusta motivazione. Bagnara est bella, ma non c'è sta occupazione. All'interno di Ora Vacuntu, una collaborazione con un'associazione che ha sede in quella di Bocale e con cui più volte anche dei microfoni di Merito TV abbiamo amplificato quelle che sono le attività. Con noi il presidente, il dottore Campolo, che rappresenta questa associazione che vuole andare alla ricerca di che cosa? Che cosa è Ecocherò? Ecocherò è un'associazione che si occupa di territorio, ambiente. Ci occupiamo delle manifestazioni per aggregare un poco i nostri soci, ci sono dei laboratori musicali, laboratori artigianali con le nostre donne che si occupano di questi laboratori per creare qualcosa che sono esposti qua e qualcuno può anche vedere. Niente, ci occupiamo di territorio, stiamo facendo anche un qualcosa che ci interessa soprattutto il nostro territorio, stiamo cercando di valorizzare una zona che era un'ex discarica, stiamo facendo un progetto di piantare degli alberi, di renderla un pochettino più vivibile e non lasciarla devastata di quel che era prima, E una componente del consiglio direttivo di Ecocherò, tante realizzazioni questa sera, si parla di donne che lavorano ad Ecocherò. Che cosa unisce queste donne? Allora, unisce queste donne la voglia di stare insieme, la voglia di condividere non solo esperienze da un punto di vista laboratoriale, noi facciamo del cucito creativo, noi facciamo del decoupage, noi facciamo anche dei lavori con prodotti di riciclo, ma proprio la voglia di condividere esperienze personali, quindi la voglia di condividere durante le nostre attività di laboratoriali. Noi, a parte apprendere la tecnica che poi dà vita ai lavori che sono esposti qui stasera, ovviamente ci scambiamo idee, ricette di cucina, ci scambiamo emozioni, sensazioni, quindi è questo che ci arricchisce l'esperienza e anche di ricordi, quindi è proprio il ricordo, la voglia di stare insieme come avveniva tanto tempo fa, quindi abbiamo cercato di ricreare queste situazioni, proprio dei punti
punti di incontro per persone, per lo più anche anziane, che possono trasmettere le loro conoscenze che altrimenti sarebbero andate perdute. La poesia di Carmine Laurenti stasera alle Muse. Lei che è un critico letterario e si occupa anche di questa letteratura, diciamo, minore, localistica, perché sono le forze che rappresentano il nostro sud. Di che cosa parla Carmine Laurenti nelle sue opere? Diciamo che il nostro autore Carmine Laurenti è un animo intriso di calabresità. Egli è il cantore delle nostre tradizioni, dei nostri luoghi, soprattutto delle usanze che si perpetuano nella nostra Calabria. E questo secondo me è un valore aggiunto, perché il nostro autore è giovane, quindi non solo fa poesia, quindi denota un animo molto sensibile, ma usare il dialetto, cioè il nostro vernacolo, è un valore aggiunto, perché è la lingua, lui la definisce la lingua dei padri, quindi è la lingua che meglio interpreta quelle che sono le nostre radici e la nostra identità storica. Quindi ci fa piacere che un giovane abbia questi sentimenti, vuol dire che la sua famiglia, i suoi formatori, sicuramente le agenzie educative che ha frequentato, non hanno seminato nel deserto. Allora, buonasera a voi e ben trovati per un appuntamento che ormai dà il là, il via a quelli che sono, diciamo, le manifestazioni dedicate al nostro Natale. Si parte oggi, domani la messa degli artisti alla Chiesa del Soccorso con la cena dei soci, e poi lunedì pomeriggio saremo qui, martedì saremo anche qui, mentre mercoledì un grande avvenimento a Sant'Ilario dello Ionio, veniamo ricevuti dall'amministrazione comunale, ci sarà il concerto del coro delle Muse e una mostra dedicata alla Natività. Ed infine il 26, il giorno di Santo Stefano, ci sarà il coro delle Muse qui presso la sede, e alle ore 18 presenteremo un libro delle ultime opere che il grande Leonida Repaci ha lasciato al comune di Palmi. Quindi per la prima volta è stato dato proprio, è stato studiato questo materiale. Per finire il 6 gennaio la classica gita dei presepi che faremo in Sicilia. Che dire, ora Vagunto è diventata una specie di rubrica fissa ogni anno nel nostro programma, perché abbiamo sempre pensato che il vernacolo sia diciamo una fonte di comunicazione per eccellenza del nostro territorio, che va sviluppata, ampliata, approfondita. E allora ogni anno diamo questo riferimento al vernacolo della nostra provincia reggina, e quest'anno abbiamo un valore aggiunto. Come avete visto, oltre alle opere degli artisti delle Muse che arredano tra il mondo dei presepi e il mondo storico, con le opere di Francesco Rocoteta, Marisa Scicchitano e poi Angelo Meduri, che Filippo Bucca, parliamo ecco di opere di tipo pittorico, insieme vengono unite opere realizzate che riguardano il mondo del presepe: Angela Triolo, Domenica Gorgone e Antonella Lagana. Siamo circondati da questo mondo del presepe, che quest'anno è ancora di più aperto a quelle che sono delle forme di comunicazione in cui il senso ecologico del riciclo, ma anche del recupero, viene realizzato da abili mani di donne che provengono dal territorio di Bocale. Quindi un applauso, perché stasera noi ospitiamo anche le donne, oppure una delegazione di questa associazione che si chiama Eco Cherò, diretta dal presidente dottore Campolo. Quindi un applauso, perché stasera siamo. Comunque questo è un po' quello che
noi vi presenteremo stasera. Questa sedia è vuota perché sta per arrivare un sensitivo argentino, quindi come vedete stasera c'è un po' di tutto, ma per scaldare e dare, ecco, questo, dopo questo momento di ricerca storica che Luigi Barberio ha inserito, prima quale brano sentiamo, Luigi, così diamo il via un po' finale. Ok, prego. Del sacro insieme anche a tanti altri artisti come Santina Milardi, Adele Leanza, Giovanna Marchese, Rossella Marra, cioè, ecco, gli artisti abbiamo dato proprio il tema di parlare di quelli che sono i rapporti di madre e figlio, il senso della famiglia. Devo dire che se vi capiterà di venire con noi o di passare da Sant'Ilario, capirete come ogni artista si sia rivolto a quello che è il senso, ecco, dell'unità, ma anche soprattutto in chiave simbolica, non il classico figurativo a cui noi siamo abituati a vedere nell'iconografia. Detto questo, diciamo che da noi tanti poeti dialettali vernacolari, ne abbiamo tanti qui alle Muse, c'è la signora Pina Verducci, c'è la nostra Rossana Rossomando che praticamente solitamente ogni manifestazione dà il via, no, a quello che è il tema della serata. E Rossana, proprio in omaggio a quello che è il vernacolo che tra poco vi presenteremo, ha scritto un
qualcosa su Arava Kuntu prima di procedere a quello che è il libro di oggi. Rossana, vieni qui un attimino, c'è un applauso perché Rossana è ultimamente sempre impegnata. E Rossana, dai, testimone, perché l'anno scorso vi avevo presentato il suo libro e dal testimone all'autore che è qui a sinistra. È un giovanissimo. È un marittimo nella sua. Ah, salve, ecco, è arrivato il nostro amico, prego, 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 prego. Sì. Prego carissimo. Vi abbiamo parlato, è arrivato. Fate un applauso perché lo guardate come se. Sì. Buonasera. Buonasera. Non posso. Allora, che ora. Procurate qui una sedia per la signora, per favore, che la signora è una collega di Merito TV e quindi la dobbiamo accogliere con tutti. Allora, ora tra poco diamo intanto la parola a Rossana Rossomando, per ora fa culto, per dare questo, per lasciare scritto. Ogni cosa uso tempo. Prego. È ispirata, diciamo, al libro, al testo del nostro giovane autore. Ogni cosa ha suo tempo. Da sta vita la pacienza non è cosa che de tutti, e cullavi, parla e pensa, mangia, vive e sente futti. Aspettare. Aspettare non è bello, è una cosa se ti usa. Se succede un macello, tutto va già alla rinfusa. La pacienza è grande cosa, che noi tutti amiamo salvare. Di ogni spina c'è una rosa, e così sa va a campare. Chiano chiano le problemi s'assottigliano per tutti, e secondo i propri schemi si aggiustarono belli e brutti. Un attimo, no, quanto tempo che passavo, dentro 15-18, dopo la guerra si calmavo e pigliamo un terno all'otto. I cristiani pacienziosi si contentano di poco, buoni, calmi e silenziosi, non si perdono un do fuoco. Ogni cosa ha suo tempo, e così si va a pensare, ire come volo vento senza mai cucun amare. Perché il tempo è assai prezioso, e non si va mai forzare, se non si fa cibonoso, non ti fugamo mezzo mai. Abbiamo dato il via questa serata un poco di confusione, tra l'altro man mano che passa il tempo ho visto sono arrivati anche altri artisti, grazie a Papalia, Mina Calabro, insomma ce ne sono, man mano il gruppo si sta rafforzando. Allora, un giovane originario della costa tirrenica, quindi un giovane marittimo, perché questa è la sua attività, che ha proprio questo sacro fuoco della scrittura, no? Perché è un giovane che si sente parte integrante di una società e che cerca di smuovere probabilmente con i suoi scritti quello che è il contesto di appartenenza. Ed è emozionato, però noi lo accogliamo con un applauso tardi della Renni. Perché tramite lei l'abbiamo conosciuto, eccetera. Instancabile, sempre presente, come si suol dire, con una plomb che ormai tutti ben conoscete, la nostra, dico la nostra vicepresidente, che è la professoressa Teresa Morimeno Cordova, che sarà lei che un po' ci condurrà nella poesia. Questa collega, è una collega qui accanto a me, è una delle componenti del consiglio direttivo, nonché un po' in un certo senso quella che rappresenta in questo momento, però ci sono tantissime collaboratrici di questa associazione che cocherò, Angela Cogliandro, Maria Apollaro, la nostra, il cognome non mi ricordo più, Squillate Rosanna, quindi i cognomi non li ricordo bene, ma siete tutti presenti perché è una delegazione che unisce la zona delle Motte con la zona, diciamo, marina,
perché in effetti l'Alzano altro non è vocale, insomma c'è tutta questa fascia ironica e queste donne, che sono di tutte le età, ve lo dirà lei, hanno realizzato quei manufatti perché cercano di fare attraverso il riciclo il senso ecco, di una società nuova e diversa. Ricordate questo omaggio vocale in fiore, dove abbiamo raccontato il mondo floreale insieme a loro. E per finire, questo signore che un po' quando è entrato ha creato sicuramente un po' di suspense, io l'ho conosciuto domenica scorsa, vi devo dire la verità, io mi trovavo in televisione e l'ho testato perché volevo cercare di capire se dove inizia la realtà e dove inizia la finzione. Io ci ho parlato perché un po' qualcosa ne capisco pure io, giusto? Sì. E ho visto che era cosa buona e giusta, quindi subito all'amico ho detto: lo devi portare alle muse. Siccome lo so, erano prima un'intervista da dei colleghi dell'informazione, quindi sta girando. E devo dire la verità, mi ha colpito il modo con cui dice le cose, perché intanto è un esperto in tutto ciò che ha a che fare, ecco, con la comunicazione che è mediata un po' da quello che è il rapporto con le energie, con queste forze che ci circondano. È un applauso, è originario dell'area grecanica, Fabio Musumeci, tra l'altro argentino, perché le origini sono venezuelano, scusate, perché le origini sono dell'area grecanica, ma naturalmente ogni tanto viene qui e quindi per vedere come il nostro territorio è migliorato o no, ce lo dirà sicuramente lui. Io do il microfono alla nostra professoressa Polimeni per cercare di capire che cosa Carmine Laurendi stasera, con ogni cosa che uso tempo, vuole comunicare. Intanto personalmente voglio fare i complimenti, ho avuto l'occasione di farlo già fuori, comunque voglio anche comunicarli a voi, farci complimenti a questo giovane, perché sicuramente è un piacere conoscere questi ragazzi così affezionati alla propria terra, oltretutto dicevo la sua bella sensibilità, perché fa poesia e la fa proprio nella lingua madre, no? Che è il nostro vernacolo. Infatti chi legge questa raccolta capta con immediatezza che l'animo di Carmine Laurendi è intriso di calabresità, cioè lui proprio è un cultore delle tradizioni che si tramandano nel suo luogo, che è Bagnara, le sue usanze, le abitudini, ci fa quasi sentire, ad esempio in una poesia, quasi sentiamo l'aroma delle bucce d'arancia che si soleva mettere sul braciere, attorno a cui si riuniva tutta la famiglia, quindi creava una bellissima atmosfera che un po' fa parte dei nostri ricordi dei tempi andati. Quindi beato che ha potuto avvertire queste sensazioni. Ebbene, il nostro giovane condensa in pochi versi questi stati d'animo e soprattutto scolpisce degli avvenimenti, dei momenti che sono assolutamente quotidiani, e proprio attraverso la sua poesia è la realtà che diventa arte. Cioè lui consegna alla storia e anche al tempo proprio la passione, la fierezza di appartenere alla sua Bagnara. E sceglie volutamente, come già detto, sceglie di scrivere in dialetto, perché lui dice è la lingua dei padri. Riferimento ai padri ci emoziona sempre, perché comunque dobbiamo tanto a loro. È la lingua dei padri, quindi la lingua è meglio, diciamo, esprime tutte le nostre radici, il nostro senso di sé rapportato all'ambiente esterno, quindi le nostre radici e anche la nostra condizione storica.
Diciamo che nessuna prosa, secondo me, anche se è forbita, non può eguagliare proprio l'espressività scultorea dei versi dialettali. Quindi ben ha fatto il nostro Carmine a esprimere i suoi sentimenti, le sue impressioni, le sue sensazioni proprio nella lingua nostra, tipica al nostro dialetto. La raccolta, appunto, intitolata Ogni cosa o suo tempo, nel senso che c'è un tempo per ogni cosa, e infatti il nostro autore spazia da delle considerazioni che partono proprio da un mondo che cambia, dai ragazzi che hanno fretta di crescere, alla sacralità dei consigli paterni, ai tesori etici e morali che gli ha saputo tramandare la nonna. Ci parla di cose semplici, che sono quei gesti che ci lasciano qualcosa di dolce nel nostro cuore, sanno parlare alla nostra interiorità e alla nostra sensibilità. Vuoi leggere qualche poesia? Vogliamo inframmezzare? Non lo so. Io, ecco, nel libro mi ero soffermato su questo, come lui, da giovane che viene inserito nella società, da giovane che sta tra i giovani, riesce anche a scrivere quello che è il tema della solitudine, e dice: guardate anche le differenze dialettali tra costa ionica e costa tirrenica, e notti e nulla più ni mi faci compagnia. Uso raggi luci, faci orno per tutta via, i pinzelli si fanno avanti, chiano chiano, la lacrima picciria, a poi mi cala da mano. Su silenzio mi piace assai, penso solo così buoni, e mento il lato tutti i guai, e spero per tutti, umani, ma va vento, l'amori per mi crisci e i guai mi si leva u vento. Quindi, come sentite, un applauso, perché... le sue espressioni dialettali sono diverse rispetto a quelle che siamo abituati a trattare. Buonasera a tutti. Allora, io la prima poesia che vado a leggere è quella dedicata alla mamma. Il titolo è A mamma non si condanna mai. A mamma est importanti e si avrà rispettare. Non c'è se un motivo mi si può condannare. Pur se sbaglio spesso, non la prima capisci. Ti portavano per mesi in avanti e niente ci potevo dire. Una mamma da testa aveva molti pensieri. E peso figli face sempre con mani e con peli. Per questo ci vuole il rispetto e da massima educazione. Face servuta chi buone maniere, senza me si fanno troppo discussioni. E se per un alcun consiglio, non sottovalutate, cattatelo, pur a costo per me sbagliare. Che una mamma non vi inganna, ma vi porta sempre in dolore. Ricordate il villo sempre, fino a quando muore. Scordura con mia nonna, settata in tuo divano,
un piacere sempre umato che mi cadiava per le mani. Ma manca, io c'avo i rangi e io feto con carbone, io pezzo un di pane conciato solo con provoloni. Ma manca, a yoga dei carti, all'aso piglia tutto, e a battuta sempre pronta che mi faceva sperdere tutto. Ma manca, le sacchettate dei sorti, i pezzi cento lire, le abbasate sopra la fronte che mi faceva nervosire. Ma manca, ma nonna, volavo un paradiso, mi resta solo un ricordo, lo so bevo sorriso. Carmine Laurenti tratta anche in un'altra sezione, anche con ironia, il tema dell'amore e soprattutto dell'imbasciata, no? Che si soleva una volta mandare in famiglia per scegliere una ragazza con cui fidanzarsi. E qui Carmine Laurenti mi sembra che non sia più giovane, ma sia un signore saggio, perché lui è anche capace di dare insegnamenti a noi adulti. Dice infatti che per quanto riguarda questo aspetto i genitori possono solo consigliare la figlia, ma la scelta spetta solo a lei, quindi in questo ambito i genitori devono fare un passo indietro, perché la scelta è importante ed è molto personale. Quindi non so, lo vuoi leggere? Ambasciata. Avevo un sacco di tempo che aspettavo sta giornata. Finalmente mi convincia, mi comando sta ambasciata. Vostra figlia mi piace, io mi voglio maritare. Ma con patte e condizioni, che niente ci faccio mancare. Sogno un figliolo intelligente e educato. Non sogno né ignorantoni e manco un male sortato. Tuo paese tutto merino, benendato con te piglia. Figliolo loro un garbato e pure in buona famiglia. Sente, sente Maria, che bel figliolo che si presentava. Faccio proprio peia, usavo quale santo un domandavo. Rassemire il rocco, che stai morendo la contentezza. Non perdiamo più tempo, vediamo una bella pizza. Non gira fuorendo Maria, che non parlavo di lavoro. E se tu già sinza, a potemina a testa a tuo muro, na vira tua figlia, che non parlava una parola, usato che ci tocca, che comanda una bella scuola. Noi siamo genitori, e solo buone consigli ci potemo dare, ma quando si tratta di decisioni, non potemo più parlare. E in questo anche qui si presenta molto femminista, devo dire, perché dice che all'interno della coppia quindi presenta una famiglia bella, ideale, in cui egli riconosce che la donna è la protagonista e che quindi al marito spetta solo capirla. Comunque poi ci parla anche in altre poesie, ci parla anche della sua bagnara, ci parla delle disfunzioni, dell'arretratezza, del degrado anche di bagnara, della statale 18, ci parla dell'acqua che manca, a noi tuttora manca, cioè noi acqua potabile non ne conosciamo, no? Quindi forse vorrebbe, con le sue poesie, vorrebbe anche attenzionare i pubblici amministratori. Comunque, a conclusione di questa bellissima lettura che ho avuto l'occasione di fare di questo testo, devo dire che per me, io ritengo che questo sia un galateo, perché il giovane ci dà anche dei consigli e degli insegnamenti, cioè invita ciascuno di noi nelle nostre scelte di vita, nel nostro procedere quotidiano del nostro vissuto, di lasciarci guidare nelle scelte sia dalla parte razionale sia da quel substrato di bontà che è presente in ognuno di noi, e quindi in questo modo si può immunizzare, quindi si può stare bene sia con noi stessi ma anche avere degli ottimi rapporti sociali con gli altri. Quindi complimenti ancora, Carmine.
parlava appunto la vicepresidente, ecco, di questo rapporto identitario di Bagnara. Sentite come descrive Bagnara, la ricorda a memoria benissimo, e sentite quello che dice quando parla della sua terra di appartenenza. Un Bagnara de Medrado. Sta poesia a scrivia per tutti i bagnarodi che sono lontani, ma batteva col tuo cuore e mi chiamava pure a mano. Partia lontano per problemi lavoro, ma ti penso notte e giorno, Bagnara, tu giuro. Ora mi trovo qua, di sta grande città, lavoro notte e giorno per me posso campare, ma manca alla famiglia, l'amici e te parenti, ma mancano tutti e non ci posso fare niente, ma manca un mare, un cielo e due soli, ma manca pure la rina, che sono vero splendori, ma manca un rispetto e l'ospitalità, acca c'è stefrettizza e un'altra mentalità. Bagnara, tu per me rimani sempre la più bella città. Mi dia che ci rio, ma ho ancora un'assai che ha speranza, per me posso ritornare. Ma ti imbraccio terra mia, che ti faceste tanto desiderare. Chista purtroppo è una triste realtà. Tanto partimo per fuori, ma non potimo più tornare. Ognuno di noi, con la giusta motivazione, Bagnara è bella, ma non c'è occupazione. Avete notato le espressioni di Carmine, dove noi raddoppiamo, loro fanno gli, non chi io, noi diciamo chi tu, quindi ci sono delle caratterizzazioni dialettali che identificano la zona, la sua zona di appartenenza. Luigi, che cosa ci fai sentire? Asta mamma. Ok. Sì. Oh,
che parliamo anche, no, il mondo natalizio anche in musica, ma al tempo stesso vi vogliamo raccontare con quello che voi vedete quello che è il mondo legato al presepe. Non a caso nel periodo del Natale, ecco, voi quest'albero che è simbolico, che è alle mie spalle, è stato realizzato con delle sfere di due artiste, Antonella Paganà e Rossella Marra. In effetti sembrano dei classici giunchi, questi che voi vedete, no? Il classico giungo a cui siamo abituati a vedere, ma questo non è altro che macramè che viene tutto annodato a mano, quindi un'attività talmente, voglio dire, manuale, leziosa, che trova nella tessitura, ecco, questo repertorio decorativo. Qual è la bellezza di queste sfere? Che lei dà sempre la continuità. Non è una sfera chiusa, circoscritta, per cui il globo è rivestito, come voi potete vedere, ma è una sfera che potrebbe continuare, per cui diventa un elemento prezioso e artigianale che coniuga la manualità alla ricerca di che cosa, guarda caso, di quei repertori decorativi, soprattutto dell'area greganica, che lei ha tanto studiato, ecco perché i nodi hanno un senso e un significato ben preciso, così anche come quelle di Rossella, le sfere di Rossella Marra, che sono dipinte con disegni arabescati. Mentre un altro presepe che vi volevo fare vedere, un po' teniamo tutto oggi, parliamo ecco di questi contenitori che appartengono alla tradizione popolare, che sono contenitori che diciamo appartengono ai lavori umili, no? Agli antichi mestieri, che poi ospitano un contenuto che è la sacra rappresentazione, che diventa poi elemento in cui inserire anche il diversorio, che sarebbe i vari momenti della vita che si svolge quando nasce il bambino. E quindi l'as dei pastori fatti a mano e la caratterizzazione cromatica e coloristica per Angela Triolo diventa, ecco, la sua caratterizzazione. Grazie Giovanna. E così come possiamo, se Giovanna, nostra segretaria, che ho visto, che un applauso a Giovanna Marchettini, fotografie, riprese, ballette, per rafforzare, sì. Tra poco il nostro Carmine ci leggerà un qualcosa attinente alla donna, film, tanto per intenderci. E oggi noi abbiamo dato ecco, questo tema che poteva sposarsi all'argomento. Questo è un quadro di Grazia Papalia. Come voi potete vedere, rappresenta il momento della maternità, dell'abbraccio filiale, dove in effetti non c'è la concezione dell'appartenenza a una determinata identità. Se notate, il volto della madre rispetto a quello del figlio dimostrano aspetti diversi di una fisionomica, no? Che potrebbe essere globalizzata, no? Questo processo di globalizzazione. Ma la globalizzazione, secondo me, è dovuta anche da un punto di vista, si può globalizzare anche da un punto di vista locale, per cui c'è un presepe che può essere dentro una giara, ma ci può essere sempre un altro presepe, che è questo dietro che voi vedete, che è realizzato dentro una foglia, Antonella, scusami che non mi ricordo, ecco, dentro quella che è la foglia di palma che viene scavata, eccetera. Quindi tra poco poi vedremo come le nostre amiche hanno realizzato altre cose. Quindi io con questo quadro, guardate questo quadro e sentite che cosa scrive Carmine Laurendi sopra a Fimman. A Fimman e Fimman. Voi che sono il mio maritato, finalmente un po' state attenti, buoni amici, che stasera vi faccio il relievo. Amo casa tutti i giorni, c'è sempre confusione. Semmai aspera polvere e domani la televisione. Quando sogno stanco e mi voglio riposare, se ne abito uso verso, ma io subito scialerò. Bella mia, io un cerico, poi puoi andare a guerra, per le spunte temponenti. Io va a lavare in terra, ma baro un figliolo, lo vedo che non staci, per favore state zitti e rassemi tanta pace. Mentre vai leo,
è un mezzicco sotto la doccia, uccide vero quella cura e comincia a pensare a droccia. Stavolta più nervoso, ci domando che mangiamo? Mi risponde, dimmi che vuoi, però parla giano giano. Scoppio subito a ridere, che la natura non mi tiene. Assingo il mio petto e ci dico ti voglio bene. A fine sogno soddisfatto e cerco ma capisci, ma resta sempre un fatto, ma a stare zitto. Bravo al nostro Carmine, grazie Giovanna. Allora, quindi come vedete stasera ci sono tanti allestimenti, stiamo andando verso questa zona. Avete notato poi che tutto può essere contesto? Ci sono delle fotografie di Angelo Meduri, per esempio, che rappresentano Scilla, quindi la costa ionica, poi magari ci leggerai Santo Rocco, perché parla di Scilla, così come la Chianalea. Sono messi proprio per dimostrare come tutto può diventare scenario, diversorio, anche nel mondo del presepe. Ecco, Angelo Meduri ha fatto questi ingrandimenti che dimostrano come anche il paesaggio diventa un approccio visivo da fruire in tutte le sue forme. Questa signora che voi vedete accanto a me, che è una collega e che ha un cognome che ogni volta lo devo scrivere perché è Garisci, rappresenta questo comitato libero attivo di Evocherò. Che cos'è il comitato libero attivo? Già questa parola Evocherò, associazione che si occupa di che cosa? Guardate che sono riusciti a fare un miracolo, secondo me, in quel di Bocale. Buonasera a tutti. Allora, io mi rifaccio al titolo del libro protagonista di questa sera, Ogni cosa con suo tempo. Ho detto bene? Okay. Di Carmine, Ogni cosa con suo tempo. Tempo è una parola, la parola chiave di questo titolo, così come tempo è la parola chiave della nostra associazione. Associazione Evocherò vuol dire proprio questo, che Ro in greco di Calabria, per tornare alle origini, è proprio il tempo. È una lingua così antica, dimenticata, quasi del tutto dimenticata, e che oggi si sta cercando di riscoprire. E eco sta per, sia per eco, cioè quindi fare la cassa di risonanza ai problemi appunto di ecologia, di cultura, tutto nell'ambito dell'operosità. E noi a Vocale operiamo da circa 2 anni. Siamo riusciti a fare, come dicevo sempre, un piccolo miracolo. Siamo riusciti a organizzare nel periodo di maggio già 2 edizioni di Vocale in Fiore, quindi facciamo rivivere i nostri balconi, i nostri cortili, abbellendoli ogni volta con un tema diverso, con delle composizioni floreali. La cosa bella è che poi il nostro intento che siamo riusciti a ottenere è che il tenere bello, vivo e fiorito il balcone e quindi lo spazio esterno, che è spazio comune, è diventato quasi un bisogno primario dei nostri, degli abitanti del nostro quartiere, per cui non si intende a tenere bello soltanto nel periodo di Vocale in Fiore, ma anche durante tutto l'anno, quindi già è un bel vedere anche durante tutto l'anno. Noi presso la nostra associazione organizziamo anche dei laboratori musicali, abbiamo un piccolo coro che certo non può arrivare ai nostri livelli, però abbiamo un piccolo coro, abbiamo anche dei laboratori di strumento musicale, in particolar modo di chitarra, e abbiamo da qualche mese anche un laboratorio di cucito creativo. Siamo aiutati da un'insegnante, da una maestra, la signora Silvana Praticò, e il laboratorio di cucito creativo tende sì a dar vita ad oggetti simpatici come questo, ma soprattutto a riscoprire, e poi ritorno alla parola chiave, a riscoprire il tempo. Sia il tempo inteso come ciò che una volta si faceva, allora il tempo lento, la lentezza del tempo, il non farsi affogare tra virgolette dal tempo. Quindi noi ci ritroviamo una volta a settimana di solito, e il tempo quello frenetico sta fuori dalla sede dell'associazione.
i problemi stanno fuori, ci si rilassa 3-4 ore, si fanno anche delle realizzazioni come questa, ma la finalità non è tanto il fare per soggetto, ma è proprio lo stare insieme. È un'associazione che ha dei soci che vanno dai 2 anni, era qua il socio più piccolo fino a un'oretta fa, dai 2 anni fino ai 90 anni. Un esperimento che hanno fatto molto interessante e che io ho visto in parte perché non era... Allora, hanno affidato a ogni donna una formella fatta con i ferri di lana. Voi immaginate, sono riusciti a coprire una piazza tutta fatta questa coperta, dove ogni donna ha ricoperto la sua, con la sua formella ha unito, sono riusciti a fare l'equivalente di una piazza tutta di lana. Le due coperte superstiti sono... Infatti, se voi guardate le coperte popolari sono quelle che sono rimaste, sì, quelle in 2 lati che ricordano le vecchie realizzazioni. Sul laboratorio di cucito io mi sono fatto prendere questo micio, come voi vedete, no, questo gatto, per fare capire come riescono ad rielaborare ecco, il materiale. Quindi noi abbiamo creato uno spazio che sarà aperto fino a martedì dalle 17.30 fino alle 20, insieme un po' di musica, di poesia, eccetera, perché naturalmente è un'occasione per poter vedere, acquistare, volendo, aiutare EcoCherò. La prossima attività che farete cosa sarà? Allora, la prossima attività è un'attività, diciamo, siamo un pochino... abbiamo organizzato con l'associazione quello che è il pranzo di Natale dei Senza Tetto, che in realtà si farà il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, presso l'asilo parrocchiale di Bocale, e l'associazione EcoCherò quest'anno ospiterà una quarantina di Senza Tetto, offrendo loro il pranzo di Natale, che poi non sarà soltanto il pranzo, ma anche proprio un momento di serenità, per karaoke, una tombolata, cioè per offrire a queste persone, insomma, un momento di serenità. Vengono tra i tanti laboratori abbiamo anche il laboratorio teatrale e alla riscoperta della farsa. La farsa era una rappresentazione in dialetto che da qualche decennio si era un po' persa. Non c'è niente di scritto perché in realtà si basa sul canovaccio, come la vecchia commedia dell'arte del 600, quindi ci sono proprio delle tracce, dei personaggi leggermente tracciati e su questo si improvvisa di volta in volta su dei temi che sono di attualità. Nel 600 ovviamente era la lotta contro il potere, la lotta contro, diciamo, il signorotto di turno. L'anno scorso la nostra farsa ha avuto come argomento la raccolta differenziata, poi c'è delizia dei regini. Quest'anno è ancora, diciamo, una sorpresa, perché il nostro regista ancora... Dai, vediamo che possiamo fare pure noi con questa cosa. Ti aspettiamo, che cosa possiamo fare? Felicissimo. Un attore ve lo possiamo dare. Si chiama D.R. Domenico Romeo, che secondo me lo potete utilizzare bene perché è bravo. Quindi questo lo potete utilizzare bene. Allora, leggiamo una cosa e poi continua la serata. Forza! Carmine, Facebook! Quanti danni che sta combinando questo Facebook? Facebook pure la rovina. Devo combinare me temperoi che non potevo più parlare. Ogni minimo problema di Facebook l'abbiamo pubblicato. Passiamo giornate, i cellulari sempre in mano. E parliamo tra bambini quando parliamo con i cristiani. Pensiamo ai mi piace o che aiamo a commentare. Perché ognuno di noi non abbiamo niente in fare. Finire i belli tempi quando si discuteva, settate su premoletti, ognuno caso come viva. Non c'erano sti tranceri e sta malfaccetà. Se parlavi tutte cose e poi finiva là. C'era più rispetto e tanta educazione. Si affrontavano i discorsi senza fare troppo discussione.
non c'erano ignoranti e manco generali, eravamo tutti stessi e ne sapevamo confrontare. Voi invece no, se faccia la distinzione, in a parte a gente mala e l'altra a gente buona, si sentono importanti e se vogliono distinguire e se te credo fanno, manco niente ci può dire. Bravo!